Ed ecco, il Dalai Lama è arrivato a Matera, ecco l'esterno di Palazzo Viceconte, è accompagnato dal premio Nobel Betty Williams. Stanno arrivando proprio davanti all'ingresso del Palazzo Viceconte di Matera. È arrivato nella piazza antistante, è sceso dalla macchina ed ora le ultime decine di metri le sta percorrendo a piedi con la veste tipica dei monaci buddisti che li contraddistinguono in tutto il mondo. Ed ecco Betty Williams in bianco, felice per questa visita dell'altro premio Nobel che lei stessa ha invitato perché possa portare al resto del mondo il messaggio di pace che si sta realizzando qui in Basilicata. Ed ecco che stanno entrando nel palazzo, Betty Williams accompagnata dal suo entourage, così come il Dalai Lama è accompagnato da altri monaci buddisti. Eccolo, lo vediamo adesso in queste immagini, lo precedevano altri monaci. Ecco Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, massimo leader, accompagnato dal massimo leader del buddismo tibetano nel mondo e accompagnato dal presidente della regione Vito De Filippo, dal sindaco di Matera Salvatore Adduce. Ecco, stanno prendendo posto. Presidente De Filippo. Si è accomodato. Insieme Betty Williams si è accomodata. Il Dalai saluta i presenti e scatta l'applauso. Figura carismatica come poche al mondo. Bene, non c'è che dire. Comincia la conferenza stampa. I tempi sono contingentati, salutiamo innanzitutto Sua Santità il Dalai Lama e il primo saluto, dato che è appena arrivato in città, il primo saluto lo porgerà il sindaco Salvatore Adduce, che preghiamo di avvicinarsi al tavolo, pazienterete per due saluti essendo appena arrivato in Basilicata. Benvenuto, welcome, santità, autorità tutte, eccellenze, eccellenza signor prefetto, grazie, thank you, santità, la città di Matera è lieta di accoglierla e le siamo veramente grati per aver accettato di fermarsi nella nostra città anche solo per un breve periodo. Spero avrà il tempo di poterla conoscere e visitare. Certamente la nostra amica Betty Williams, che saluto con affetto, così come saluto Rigoberta Menchu Tum, gliel'avrà descritta questa nostra città. Consentitemi perciò di esprimere i sentimenti di profonda gratitudine e anche di commozione per la sua presenza qui a Matera. Il mondo vive tempi difficili. L'idea secondo cui solo le leggi del mercato e del consumismo, della finanza e dell'utile governano lo sviluppo, stanno lasciando profonde ferite, grandi cicatrici nell'umanità e anche nel nostro paese. La povertà, la fame, l'esplosione di conflitti colpiscono una grande parte del pianeta e ci offrono lo spettacolo di una umanità ansiosa e sofferente. Le notizie che giungono da ogni parte del mondo ci danno la sensazione che il rispetto per la vita,
per l'infanzia, per la famiglia, per le identità culturali, per la dignità delle persone umane e dei popoli si stia sempre più indebolendo. Tutto questo va scongiurato. Crediamo infatti che non sia ancora scaduto il tempo della speranza. Grazie all'impegno compassionevole di personalità come Sua Santità il Dalai Lama, sono convinto che si potrà ridare all'umanità un nuovo messaggio di serenità. Per queste ragioni, il Consiglio Comunale di Matera, nella seduta di ieri, ha deciso di riconoscere tutto ciò, conferendole, Sua Santità, la cittadinanza onoraria e mi ha incaricato di chiedere a lei di accettarla. Santità, saremmo orgogliosi di averla nuovamente a Matera per questa circostanza, per poter tenere una seduta solenne del Consiglio Comunale alla sua presenza. Ma se i suoi impegni non lo dovessero consentire, allora Matera potrà raggiungerla in una qualsiasi parte del mondo per consegnarle il diploma. E in questo pellegrinaggio affermare che come tutti gli uomini, anche noi materani siamo cittadini del mondo, di un solo mondo. Ci sono tante cose che ci uniscono. Matera, città della pace e dei diritti umani, città di frontiera, città spirituale, ha nelle centinaia di chiese rupestri i segni evidenti della contemplazione monastica, molto vicina alla sua grande cultura. E c'è in Matera il percorso delle grandi culture che l'hanno attraversata. Matera è stata nella sua storia un crocevia di popoli e di religioni. La sua vocazione per i valori della convivenza, del rispetto e per la pace e anche nella scelta di onorare personalità come la nostra amica Betty Williams, Mikhail Gorbaciov, la comunità di Sant'Egidio, Dayasuka Ikeda, Rigoberta Menchutum e molte altre personalità che si sono impegnate per il rispetto dei diritti umani. Non potrebbe essere diversamente. Matera, già capitale della cultura contadina e del riscatto, anche per questo si candida a capitale europea della cultura per il 2019. Questi valori sono così fortemente radicati, tanto da sedimentarsi nella riconosciuta cultura dell'accoglienza e nell'originale conformazione urbanistica e architettonica dei Sassi. A lei, Dalai Lama, offriamo, insieme al ricco patrimonio storico e architettonico, anche questi aspetti spirituali che fanno di Matera una città unica al mondo. I Sassi e il parco delle chiese rupestri sono patrimonio mondiale dell'umanità, così come il palazzo del Potala che si trova a Lhasa, nel Tibet. Santità, possiamo osare di chiederle di abbracciare idealmente Matera e anche di condividere con noi le sfide che noi stessi ci siamo assegnati? Gliela chiediamo, questo glielo chiediamo perché siamo antico modello di civiltà e in qualche modo metafora della modernità. Noi ci facciamo interpreti della sua giusta missione, perché parta oggi da Matera e da tutta la Basilicata, come testimonia l'opera del nostro presidente De Filippo, forte e alto l'appello per il pieno riconoscimento dell'autonomia della nazione tibetana
che sappiamo essere compatibile con l'integrità territoriale della Repubblica Cinese e dei suoi principi. Quindi oggi sono qui per portarle il saluto e il benvenuto, il welcome nella nostra città, ma anche per darci un nuovo appuntamento e per iniziare un nuovo viaggio insieme. Consentitemi ancora una volta di ringraziare Betty Williams per il lavoro che sta conducendo per la città della pace e dei bambini a Scanzano Ionico e a Sant'Arcangelo, un impegno che abbiamo sottoscritto fin dall'inizio e che a lei riconosciamo di aver condotto con il cuore e con la passione di chi, come noi, crede che non è ancora scaduto il tempo della speranza. Thank you. Grazie. Grazie al sindaco Adduce. Consentitemi di fare un omaggio velocissimo, ho finito, perdonate. Che dona un cucù tipico di Matera, credo, e un libro. Bene. Grazie sindaco. Procediamo speditamente se il presidente della provincia Franco Stella. Adesso il saluto del presidente della provincia Franco Stella. Santità. Ecco, santità, eccellenze, graditi ospiti, la sua presenza qui oggi ci riempie di serenità, sentimento, mi creda, di cui il mondo ha un gran bisogno per ritrovare la strada della verità e con essa quella dello sviluppo. La provincia di Matera, di cui fa parte il comune di Scanzano, è una terra che ha saputo fare tesoro di questo sentimento, fiera di ospitare un popolo semplice e coraggioso che ha lottato in pace per difendere il proprio diritto al domani. Non posso dimenticare l'orgoglio e la semplicità di 100.000 persone, cittadini di questo territorio, che hanno detto di no alle scorie nucleari. In silenzio quei 100.000 hanno urlato il loro dissenso, respingendo un destino che altri avevano confezionato per loro in virtù di quella superiorità che condanna buona parte del genere umano alla infelicità. Ma la provincia di Matera ha saputo e voluto ribellarsi a tanta tracotante arroganza, trasformando una pagina nera in una bellissima storia. Da deposito di scorie a città della pace, questa regione ha disegnato un ponte che attraversa le guerre per portarci speranze. E noi siamo fieri di poter accompagnare quei bambini in un viaggio nuovo, un percorso in salita che, facendosi spazio tra le macerie,
ricostruisce progetti di vita, insieme, senza steccati e pregiudizi, felici di poter ricominciare uniti nella gioia. Grazie al Presidente Stella. Bene, entriamo nel vivo della conferenza stampa. La parola in modo spedito ancora da Betty Williams, che è un po' la madre di questo progetto che ha sposato con la Regione Basilicata della Città della Pace. Se ci vuole portare la sua testimonianza, prego. I'm going to be very brief because it's very warm in here. And I'm hot. And this holiness suffers from heat intolerance, so I'll make it very brief. President Di Filippo, with my heart, I and this holiness thank you for what you have done in this region has been magnificent. Sarò molto breve, ha detto Betty, perché fa molto caldo e siamo tutti un po' stanchi, ma prima di tutto voglio ringraziare veramente dal profondo del mio cuore il Presidente De Filippo. Grazie. And to my beloved friend, His Holiness the Dalai Lama, I will forever remember this day. E alla sua santità il Dalai Lama, mio più caro amico, voglio dire che ricorderò per tutta la vita questo giorno. The road to non-violence is very, very difficult because people believe that violence solves everything. I choose to believe it does not. La strada della non violenza è molto difficile perché normalmente la gente pensa di risolvere le cose con la violenza. Io ho scelto invece l'opposto. And one of my teachers has taught me how to take anger and make it into something positive, not to hurt people with anger, but to turn it around and make it something positive, and I'm finished. Your Holiness, for all the teachings I have been, for all the times you have helped this crazy Irish woman. Don't say that. I love you, Your Holiness. Love you. Sua Santità, io la ringrazio per tutto il supporto che mi ha dato in questi anni, per i suoi insegnamenti soprattutto e per tutte le volte che ha aiutato questa pazza irlandese. Grazie. Bene, grazie a Betty Williams. Ora la parola al Presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo. Allora, Sua Santità, cara Betty, io sarò altrettanto breve, ma mi consentirete di esprimere con la semplicità e soprattutto, credetemi, con l'emozione di tanti uomini e di tante donne che hanno la possibilità di avere una relazione così ravvicinata con una personalità straordinaria qual è Sua Santità il Dalai Lama, di porgere il saluto di questa antica e grande regione italiana ad un uomo che dà il senso grande e straordinario di quanto l'umanità può fare per principi e valori straordinari. Ci sono uomini nel mondo, Sua Santità, che danno proprio la pienezza e la forza di questa potenza dell'umanità, che riescono a travalicare confini, ad abbattere recinti, a superare colori, anche faticose battaglie, certe volte anche religiose. Bene, sicuramente il Dalai Lama fa parte di questi uomini memorabili che consegnano non solo a noi ma anche al futuro della Terra
speranze assolutamente straordinarie e luminose. Noi siamo molto orgogliosi che da questa regione italiana siamo riusciti a sintonizzarci con queste lunghezze, con queste ampiezze, quali sono i messaggi di pace, di solidarietà, di amore, di democrazia e di libertà, che sono sempre vessilli, io credo, attuali anche in un mondo che non ha completato, purtroppo drammaticamente, di combattere e anche di distruggere lembi importanti di umanità nel nostro pianeta. Questa regione, grazie ad una donna straordinaria quale Betty Williams, è riuscita, io credo, con grande concretezza e con grande serietà a rendere vero un progetto che sembrava a molti un sogno irraggiungibile. Costruire in un posto nel quale, con una incursione scomposta, si volevano raccogliere tutti i rifiuti nucleari del nostro paese, il più remoto dei contrari, la città della pace per i bambini. Bambini che arrivano, che sono già arrivati, che arriveranno, io spero, sempre di più, da altre parti del mondo dove teatri di guerra costringono famiglie e bambini ad essere in gravissime condizioni. Questo progetto, grazie a Betty Williams, è stato realizzato, è già concretamente in attività. La visita di Sua Santità il Dalai Lama dà una proiezione internazionale che costringerà noi, uomini e donne di questa terra, ma anche noi amministratori di questa terra, a rendere questo progetto ancora più grande e ancora più importante, affinché la storia futura dell'ospitalità di questa regione sia esaltata dopo questa visita straordinaria che a tutti quanti noi sicuramente lascerà segni imperituri ed eterni per noi e per le nuove generazioni. Per questa ragione, semplicemente grazie per questa grandissima opportunità. Bene, è ora il momento che tutti attendevamo. Sua Santità ci porterà il suo messaggio. My dear friend, Betty Williams, since many years I know her, and then the local authorities and friends. Actually, I usually prefer to use the word brothers and sisters. Actually, we are same human being, no differences. Cara amica Betty Williams, autorità locale e gli ospiti eccellenti e tutti altri presenti, generalmente quando io mi presento vi chiamo sempre con questo nome, fratelli e sorelle. No, it's okay. So because of
her explanation about her idea, and she found one place in southern Italy. She wanted to build a city of peace, something like that. So once I heard that, I was determined one day I must see that place. So maybe her sort of explanation and reality, whether some gap explanation, beautiful reality, not that much. So I want to see that place and check her sort of dreams like that. In passato avevo sentito il progetto della signora Betty Williams, Città della Pace, e io ho pensato di poter un giorno visitare questo posto, questo luogo dove avviene questo progetto, ma quando lei racconta, ha raccontato un progetto enorme, molto bello, però magari in realtà non è così, quindi ho pensato forse verificare personalmente. So while we driving from airport up to here, she explained more detail. And then, most important, the local authority. When you explain the kind of part of the history of these regions, and then, in spite of difficulties, you see, you really thinking, I think, significant contribution for peace and for better humanity. I very much appreciate. This is wonderful. Just outside, I met one old lady, physical, very small. She expressed something. She considered me something special. And I told her, we are same. Main reason, we born from our mother. So at the beginning of our life, we received maximum mother's affection. So that made the seed of compassion here. We, everybody, 7 billion human beings, same way, start the life like that. So therefore, I always believe every human being, in deep inside, seed of affection, seed of compassion, is there. Durante il tragitto dall'aeroporto per venire qua, signora Betty Williams e con l'autorità locale in macchina abbiamo avuto la possibilità di conversare, e loro mi hanno spiegato in dettaglio. E inoltre l'autorità locale mi ha anche raccontato brevemente la storia della regione, dove la regione ha una ricca storia, anche l'esperienza negativa del passato, che però comunque la popolazione di questa zona comunque determinata di andare avanti, e soprattutto spirito di pace. Proprio riguardo della pace, prima di entrare proprio in questo palazzo, sulla strada ho incontrato una signora che mi ha salutato, e il modo con cui lei mi saluta è come se lei mi considerasse come una persona straordinariamente speciale. Io ho detto alla signora: guarda che siamo tutti uguali, anche perché in questo mondo 7 miliardi di esseri umani sono nati dalla propria madre, e quindi il 7 miliardi di coloro che sono nati, il primo che dà l'affetto è proprio la madre. Per cui tutti noi abbiamo avuto dentro di noi il seme potenziale dell'affetto, del buon cuore, della compassione. Questo è il seme che noi abbiamo da poter sviluppare. Oh, my own case. My mother, I think
I think mentioned to you, my mother, very, very kind, very, very kind mother. I think her children, including myself, I think we never saw our mother's angry face. Always very, very peaceful, very kind, although illiterate, no education, just a farmer's mother, like that, but very, very kind. So, I always feel I'm fortunate we have that kind of mother. So, Dad, I think today I had a certain amount of sort of compassion or sense of affection. That seed of that I received from my mother. That I did. So we, everybody, has a little different sort of degrees. Otherwise, we all have same sort of experience. Marve. Io sono estremamente fortunato di aver avuto una madre straordinaria. La mia madre, benché non è istruita, non sa nemmeno scrivere, però una madre di una bontà, di un cuore straordinaria. Noi siamo quattro fratelli e la madre ci ha accudito, tutti i quattro fratelli, senza mai mostrare nella vita nessuna arrabbiatura sulla faccia. Quindi è una madre di immensa gentilezza. Per cui io sono stato fortunato di aver ricevuto proprio dalla madre proprio il seme potenziale dell'amore, dell'affetto, eccetera. Per cui grazie a questo io oggi riesco a praticare anche da parte mia buon cuore, affetto, compassione verso gli altri. Since my respected Nobel laureate know very well, so I would like to make some demonstrations now here. When I was very young, my mother carried me on her shoulder. I sit very comfortably. And then, pull mother's ear. when I want to hold this side, I do this. This side. Quando io ero piccolo, la madre mi portava sulla sua spalla e quindi io ogni tanto facevo un po' di piccoli dispetti e per girare a destra tiravo l'orecchio destro, per andare, se io volessi andare verso sinistra tiravo l'orecchio sinistro. So actually I a little bit bully my mother. E quindi io ero un po' prepotente verso la mia madre da piccolo. So the point, We must know 7 billion human beings. Everybody have the seed of compassion. Siamo d'accordo che 7 miliardi di popolazione di questo mondo ognuno dentro di sé possiede seme potenziale dell'affetto del buon cuore ricevuto dalla propria madre. However, gradually grown up atmosphere. Environment and also the surrounding people, sometimes a little bit negative attitude, distrust or bully or exploit, cheating. That's very, very harmful to weaken that our potential. So, while we are growing, take care, provide maximum affection that you are doing. It is very essential to nurture that seed. Ora, naturalmente, benché tutti noi abbiamo seme potenziale del buon cuore, dell'affetto, della compassione, però dipende anche dall'ambiente, dalle condizioni circostanti, condizioni esteriori. Tante volte le condizioni esteriori non sono favorevoli, ce ne sono tante violenze all'esterno, tanta negatività nella condizione esteriore, troppi
prepotenza, troppi inganni, troppi differenti forme di violenze, per cui tutta questa negatività all'esterno non aiuta favorevolmente la maturazione del buon cuore, dell'amore, dell'affetto. Quindi è estremamente importante anche curare, migliorare condizioni esteriori, come la signora Betty William, che adesso si è impegnata proprio anche di migliorare condizioni affinché allora, grazie alla condizione favorevole, si potrà a far crescere questo affetto buon cuore interiore. I think 7 years older than you, but I committed till my death, I committed to help or to make awareness everybody have that seed, and then more compassionate heart. That is ultimate source of one's own happiness. Money sometimes bring more worry, more suspicion, more distrust, power as well. So warm-heartedness is the ultimate source of happy life. Io ho 7 anni più della signora Betty William, però io sono determinato fino a... So I'm quite sure you also, till last day, you committed this work. I very much appreciate. Per cui io ho 7 anni più della signora Betty William, però sono estremamente determinato fino alla mia morte di rimanere dedicato proprio a favorire lo sviluppo del buon cuore interiore dell'umanità. Io spero veramente anche la signora Betty William continua quella strada. Then the other speakers, you see, mentioned your sort of concern about Tibet. You consider about Tibetan culture is something peaceful. It is very true. I usually describe Tibetan culture is culture of peace, culture of non-violence, ultimately culture of compassion. So preservation of that culture, that kind of culture, is not only 6 million Tibetan people's concern, but also in that part of the world, you see, we really need culture of compassion, culture of peace is very, very necessary. A lot of problems in everywhere, on the whole world, a lot of problems, essentially man-made problems. So these ultimately lack of sense of compassion, no sort of respect others' life, others' well-being. So with that sort of motivation, then all these sort of unhealthy sort of things happen. Therefore, the people should know the ultimate source of happiness is within yourself. Anger, hatred destroy our inner peace. Compassion, sense of concern of others' well-being really brings inner peace. Through that way, your physical condition also improves. So therefore, the people should know the ultimate source of happiness is within ourselves, not externally. Completo la traduzione dell'ultima parte del discorso precedente, per cui se noi pensiamo attentamente, io posso dire sicuramente che la sorgente, l'ultima, è sicuramente la grande compassione, senso di interessamento altruistico, che è la vera causa per benessere individuale, benessere collettivo. La ricchezza certamente può anche essere interessante per stare bene, come anche il potere
qualche volta fa anche, può essere anche interessante per poter avere un po' di felicità, però la felicità deriva dalla ricchezza materiale e dal potere, non sempre è una felicità affidabile, mentre invece la grande compassione, senso di prendere in considerazione gli altri, sicuramente quella porta veramente un benessere a livello individuale che a livello collettivo. E poi come il signor Presidente della Regione prima ha accennato qualcosa della semplicità del popolo tibetano eccetera, infatti il popolo tibetano ha una sua cultura e la cultura del popolo tibetano è la cultura della pace. La cultura della pace è la vera cultura del popolo tibetano. Questa cultura della pace è importante non solo per 6 milioni di popolazione tibetana, ma adesso diventa importantissimo da diffondere questa cultura della pace nel mondo. Per cui io posso dire che la causa ultima per la sicurezza, per la pace è la compassione, mentre invece la vera causa della insicurezza del problema è l'odio, per cui noi dovremmo veramente sensibilizzare e rafforzare questo senso di prendere in considerazione gli altri, interessamento altruistico e proprio la compassione e la cultura della pace è importante. Per quanto riguarda la cittadinanza onoraria, puoi spiegare meglio com'era? O puoi dire? Consiglio comunale già deciso? Il consiglio comunale ha già deliberato che il sindaco deve far convocare un consiglio comunale dove ufficialmente sarà deliberata il conferimento della cittadinanza onoraria al Dalai Lama. Progetto. Ha già aderito il consiglio comunale perché ha già votato all'unanimità. Si è riservato semplicemente di tenere la seduta solenne del Consiglio Comunale quando il Dalai Lama sarà pronto. So since you want me honorary citizen of this town, so I often ask after become honorary citizen of the town, then what's privilege and what's duty? I want to know. Faccio un scherzo, una battuta. Se voi mi concedete la cittadinanza onoraria, quali sono i diritti e i doveri? No tax. Then some my sort of friend, in India, some my Indian friend, you see, due to less tax, you see, India is a free country. Meantime, they prefer take citizenship of some other country because of the less tax. So of course, I have no money, but if I have some more money, then I will take your citizenship, less. No tax. Non ho soldi però in futuro potrei fare un pensierino, sì. Yes, di venire qua. Question answer, yes. Bene, allora ci sono delle domande per Sua Santità. Iniziamo da Laura Moretti di Sky TG24. Salve Sua Santità. Yes, some questions. Yes. Allora, innanzitutto volevo farle prima una domanda legata al nostro paese.
e in particolar modo per la cittadinanza onoraria, come ha preso questo dietrofront da parte del sindaco di Milano di non concederle la cittadinanza onoraria e dal punto di vista invece internazionale c'è un crescendo di casi di autoimmolazione nel Tibet, persone che si danno fuoco in segno di protesta. Ecco, una riflessione su questa realtà del suo paese. Grazie. First part, my main purpose of visit in different countries is meeting with people. That's my main sort of purpose. And meet people and share our common experience. Actually, I have, you see, two commitments. The number one commitment is promotion of human values through more awareness about our inner value, which I already mentioned briefly. Then second commitment is the promotion of religious harmony. So these two things come from meeting with people. All these things, ultimately, people's effort, not government effort, like that. So, and in the meantime, I never sort of I always avoid create inconvenience to anybody. So, there's no problem, first question. The second question is, nowadays, too much sensitive political question. Since last year, I already retired from political sort of responsibility, so no comment. Per quanto riguarda la risposta per la prima parte della domanda, ora veramente io giro il mondo per poter incontrare direttamente la gente e di avere una relazione diretta con la gente e di dialogare direttamente con la gente. Questo per me è la cosa più importante ed è esattamente quello che sto facendo, anche perché dialogando direttamente con la gente io cerco di promuovere valore umana e valore umana quindi, come ho detto prima, valore umana vuol dire valore dell'amore universale, il seme che noi abbiamo già, che dovremmo sviluppare, intendo questo. Quindi io ho due impegni. Un primo impegno è sicuramente quello di valorizzare valore umana. Secondo impegno è migliorare ancora la relazione fra le religioni. Questi sono i miei due impegni principali. Se a livello istituzione ci sono queste difficoltà di conferire cittadinanza onoraria, eccetera, se loro avessero delle difficoltà, io ho sempre preferito di non creare problemi e di non dare fastidio a nessuno. Non voglio causare delle inconvenienze a nessuno, quindi io evito sempre, per cui per me non è un problema. Questa è la prima parte della domanda. Poi la risposta per la seconda parte della domanda, per quelle persone immolate in Tibet, questo è la conseguenza di una situazione politica non poco piacevole in Tibet, quindi è una domanda strettamente di tipo politica, io non posso rispondere perché io ho già lasciato politica, quindi ora non posso parlare a livello politico. Next question? Next question? Nicola Stagno, Progest. Thank you. Consiglio, domande brevi. Sì, al maestro di vita, alla guida spirituale, vorrei chiedere che ci indichi la strada che possa riportare l'uomo al centro del mondo, un mondo sempre più segnato e regolato dalle tristi e disumane leggi di mercato, dettate esclusivamente dalle superpotenze economiche, che spesso travalicano e prevaricano
le vie della saggezza, dell'etica e della libertà dei popoli. Grazie. That's a mistake. People, you see, consider money is more important than moral ethics, moral principle. That's why on this global level, a lot of injustice. The national level also, injustice. So therefore, poorer section of people always suffer. So that's, I think, wrong. We have to now, oh, thing is, let's say. Infatti la sua riflessione è proprio vero, perché così è. Tutti, la maggioranza, danno l'importanza proprio al potere del denaro. Per cui questa è una delle cause per cui c'è ingiustizia a livello internazionale, c'è ingiustizia a livello nazionale, e di solito chi soffrono sono sempre poveri. Un momento. So therefore, I think basically in modern world, you see, people have some kind of materialistic culture, and people eventually that kind of sort of culture give us impression that money is the ultimate source of happiness. No, that's a mistake. Quindi c'è una nel tempo si è sviluppata una cultura con la visione materialistica come se fosse la garanzia sorgente di benestare. Questo tipo di visione, convinzione, è sbagliata. Oh. So, as a result of discussion with educationists and also many scientists and many thinkers, now one small group, we already carrying some sort of research work how to introduce in modern education field some moral ethics, how to include. Infatti, that we are doing mainly in India. E quindi tuttora adesso in India, con la collaborazione dei scienziati, psicologi e altri professionisti, la ricerca va avanti proprio come possiamo inserire l'argomento dell'etica morale, l'importanza dell'etica morale, proprio di inserire questo argomento. Now, ethical, moral, ethics, you see, there are different views. Some people in the West, any moral ethics must be based on religious faith. According Indian understanding about ethics, not necessarily based on religious faith. So that usually we call secular ethics. So we are carrying some research, this ethics, moral ethics based on secularism. Now I must have mentioned, according Indian understanding, secularism is not negative attitude towards religion, but rather respect of all religions, no preference this religion or that religion, and also respect non-believer, last 3,000 years. So that, I think, very fit modern world. So there are a lot of people who not much, as I mentioned, who not much interest about religion. Even those people who suppose
believe in religion, but their daily life not very serious. So, in any way, any religion, no matter how sort of beautiful or sort of marvelous, never be universal. So now the problem is the problem of humanity. Therefore, we must find ways and means to educate moral principle without based on religion. So that we are doing. Ora, so, quindi principi morali o etica morale. Quindi questo è come possiamo migliorare questo aspetto. E questo abbiamo differenti opinioni. Che cosa è etica morale? C'è opinione occidentale, c'è opinione dei filosofi indiani. Generalmente nel mondo occidente etica morale generalmente associa con la fede religiosa, mentre invece in India non necessariamente mette in relazione con la fede religiosa, ma di tipo secolare intesa come laica. Ora, quello che noi stiamo, progetto di studi che sta andando avanti, proprio introdurre principi morali, etica morale, laica, secolare, cioè quella cosa che vale, che può essere valido per tutti, indipendentemente se sono credenti o non credenti. Anche perché se etica morale fosse un metodo basato su fede, qui è un problema, perché non tutti praticano fede. E anche allo stesso modo, quindi in India concetto secolare però non va intesa, non intendono come un sentimento negativo nei confronti della religione, ma rispettano praticanti di certo tipo di fede, ma rispetta anche non praticanti, per cui quello si chiama secolare. Per cui noi stiamo pensando, siccome è un problema della umanità, anche la soluzione deve essere valido a livello grande, a livello globale, per cui quella che quindi il metodo secolare sicuramente è quella più valida. Perhaps I think within 2 years we may find concrete sort of proposal how to introduce in modern secular education field about education for warm heartedness. Io sono estremamente fiducioso che nei prossimi 2 anni riusciremo la via, il modo proprio per inserire questa cultura, principi morali, yes, okay. Etica morale, proprio yes, di migliorare questo aspetto. Yes? Allora, domande. No, three questions. I will try to shorten my answer. Okay. Three in modo veloce, Franco Martina Dell'Anza. Benvenuto in Basilicata prima di tutto. Abbiamo apprezzato che lei ha accettato l'attribuzione, la cittadinanza onoraria di Matera, e ha apprezzato anche i doni che il sindaco le ha donato. Vorremmo conoscere ancora un po' meglio, vorrei che precisasse qual è stato il suo stato d'animo alla mancata attribuzione, sospensione, chiamiamola così, della cittadinanza onoraria del Comune di Milano. Auspica che il Comune ci ripensi? Forse ha già risposto. Milano, dopo ci accenderà. That I already answered. First question. Giustamente rispetto a come lei ha chiesto la risposta. Una domanda simile c'è già stata dalla giornalista della Sky, per cui è già risposto. Per cui la risposta resta uguale. Next question. Se è questione diversa, Antonella Cervo del Quotidiano. Sì, lei poco fa ha accennato in un'altra delle sue risposte al rapporto fra etica e attualità. E le volevo chiedere
qual è il rapporto e la sintesi ideale fra l'etica e la politica? Il mondo politico, l'intero mondo si interroga sulla sintesi migliore che c'è fra il diritto all'economia globale e nel tempo stesso il rispetto dell'etica. Lei ha incontrato molti esponenti, le potenze principali del mondo. Qual è l'elemento che secondo lei le unisce e potrebbe metterle al lavoro insieme? Every human action, whether become positive or negative, ultimately depend on motivation, including politics. People who involve in politics carry their profession as politics carry with sincere motivation. Then politics also become honest politics. Other hand, even religion, teach religion with negative emotion, then religion also becomes dirty religion. So every human profession, actions, activities, you see, become positive and negative, or benefit or non-benefit, ultimately depend on motivation. Io posso dire che, per esempio, ho parlato dell'importanza dei principi morali, etica morale, e lei chiede quindi se si può combinare con potere politico. Ma qui posso rispondere in questo modo, semplificando la cosa. Qualsiasi cosa che l'uomo fa dipende molto principalmente dalla propria motivazione, intenzione vera e propria che ha nel proprio interiore. Per cui un politico, se ha una buona motivazione, una motivazione onesta, sincera, riesce a fare una buona politica, quindi è una politica positiva. Viceversa, se uno ha una certa cattiveria dentro, certa motivazione di inganno, eccetera, apparentemente potrà essere anche un religioso, un praticante religioso, però non sta praticando niente di positivo, perché proprio la partenza, la motivazione è completamente sbagliata. Per cui ciascuno di noi abbiamo differenti professioni e svolgiamo differenti attività. Secondo me, se le varie professioni e le attività saranno positive o meno, dipende dalle nostre motivazioni. Last question, no? L'ultima domanda, Giuseppe Di Pietro dell'Agi, dopodiché ci sono decine di domande in attesa, sì. Purtroppo. Grazie. Credo che sarà difficile spiegare l'etica e la morale alle società di rating e a Wall Street, insomma, che stanno mettendo in ginocchio il mondo. Comunque, Santità, come si coniuga questo progetto che avete illustrato anche in rapporto alla Chiesa Cattolica, a Papa Benedetto XVI? C'è qualche anno fa lui è stato protagonista con altri rappresentanti del mondo spirituale mondiale ad Assisi. Quindi se c'è un progetto, se può essere, come dire, unitario, insomma, un cammino comune anche. Puoi ripetere l'ultima parte? Allora, prima abbiamo detto Wall Street, poi Sua Santità è stato ad Assisi qualche anno fa con Giovanni Paolo II, assieme ad altri esponenti della spiritualità mondiale, religioni mondiali. Ecco, se questo cammino di etica e di morale può essere in qualche maniera fatto assieme a altre religioni, tra cui appunto la Chiesa Cattolica. Yes. So, what question? It's possible to have a common role with Catholics in the social questions. Yes. I think the Assisi meeting, I think the main sort of goal is harmony among different religious traditions.
So, you see, there is, let's say, the concept of two concepts. Concept of one religion, one truth. And the concept of several truth, several religions. Now, these two things, contradictory, by the way, contradictory. But then, concept one truth, one religion, individual level, it's very important in order to keep your single-pointed faith towards one's own religion, one's own God, like that. But in the terms of community, in the terms of several people, then logic, realistically, the reality, there are different religions. Already there. Last 3,000 years, different religions already there. Whether you like it or not, there are different religions there. So therefore, in the terms of community, in terms of several people, even I think family, at the level of family, individual family member, some have interest in this religion, some may have interest in different religion. So therefore, the level of there, the concept of several truth, several religion is more realistic. So Assisi meeting, bring more religious leaders, different religious leaders, is to come together and speak same word, peace, spirituality. So that's the mainly promotion of religious harmony. Now, moral ethics, that also part of the peace of mind. Sometimes different religious faith itself causing divisions. I heard one time before the Berlinguer, the communist leader, Italy communist leader, Berlinguer. Yes. Berlinguer, communist, not much religious faith. But his wife, very Catholic practitioner. So Sunday church service, Berlinguer drive, brought her wife to church. So this is sign of harmony, non-believer and Christian believer. Good. So we must promote that kind of sort of, habit. Oh, world, 7 billion human beings. There are different people, including non-believer, but fundamental level, we all same human being. Everyone want a happy life. Everyone want, every have right to achieve happy life. So we too much emphasis on secondary level of differences, religion, sort of social status, or different sort of. I'd say, color, races, nationality, these are secondary. I think most important, the day we born, the day we die, 7 billion, all same way. Exactly. Oh, so that's the sort of clear sign, we are same human being. On the fundamental level, we are same. So therefore, we must emphasize on fundamental level we are same. Now, for example, when I meet you, Italian, or Southern Italian, now here, I always see, talk to you, I'm another human being. We are same. Mentally, emotionally, physically, we are same. If I sort of talk to you with the feeling, I'm Tibetan, I'm Buddhist, that kind of sort of mental attitude itself creates some gap or distance. We must now emphasize fundamental level. Then no differences, we all same. Hardly no basis of quarrel or killing each other, bully each other. We all have same right, same human being, like that. Well,
quell'incontro di Assisi rappresenta tutti e due, sia promozione di principi morali, etica morale, rappresenta anche un incontro interreligioso, migliorare la relazione tra le varie religioni. Quindi messa in azione quell'incontro di Assisi è proprio rappresenta la pratica, la pratica reale dell'armonia tra le religioni e anche promuovere principi morali e etica morale. Quindi Oh, sorry. My mistake. Ho capito. Che ora io ricordo che noi dovremmo quindi proprio concentrare sulla parte fondamentale dell'essere, che a livello fondamentale dell'essere siamo tutti quanti uguali, mentre invece noi diamo troppa importanza a livello superficiale, a livello secondario, la razza, la lingua, la pelle, carnagione, queste cose secondo me è una importanza secondaria, ma se noi scendiamo a livello importanza fondamentale, guarda, siamo tutti quanti nati e alla fine tutti quanti muoiono, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna differenza. Ora, io ricordo proprio l'esempio di Berlinguer, che lui stesso non è praticante spirituale, ma la sua signora consorte è credente dell'insegnamento cattolico, e io ricordo di aver sentito che proprio il signor Berlinguer accompagnava in macchina la sua signora consorte in chiesa ogni domenica, e questo dimostra chiaramente proprio che c'è una pace, c'è una armonia fra credenti e non credenti. Ecco, quindi secondo me bisognerebbe proprio scendere a livello fondamentale e non guardare a livello superficiale. Scusate, Presidente, quando ha finito lo portate da questa parte, perché mi mette a sinistra, guardate,